problema è di carriera politica. In realtà non c'è nessun approccio sistematico, legale, etico alla questione tasse. L'approccio è solo barattare le offerte speciali che vengono fatte ai cittadini con il voto. Quindi, per esempio, si può pagare fino a 3.000 euro in contanti, il che vuol dire un'evasione massiccia praticabile da commercianti, professionisti, imprenditori, artigiani. Non serve a nessuno pagare 3.000 euro in contanti. Beh, mandate in giro con 3.000 euro nel portafoglio? Ovviamente no. Serve solamente a chi li riceve, così non li dichiarerà e così evadrà le imposte. Perché si fa tutto questo? Perché in questo modo si acquisiscono i voti del partito trasversale degli evasori. E quindi parlare di aliquote, di tassa sulla casa, di ingegneria fiscale, è un modo per nascondere il progetto che c'è sotto. Il progetto è: barattiamo il benessere del paese con la nostra carriera politica. Lei nel passato ha lavorato molto sul tema dell'evasione, ci continua a lavorare, le manette agli evasori insomma sono state quasi un suo parto, potremmo dire così, ma oggi proprio il recupero, il tema dell'evasione, si parla tanto anche di non così costringere a pagare le tasse ma aiutare a capire che le tasse vanno pagate, lei ci crede oppure... È l'armamentario delle menzogne. E questa è una principale, l'ha detto l'altro giorno il ministero Padoan, c'è un nuovo modo di affrontare il problema fiscale, incoraggiare gli adempimenti spontanei, cioè immagino distribuire a tutti pillole di estratto di Spirito Santo, perché non si capisce come mai un popolo che si è segnalato da decenni per essere ai vertici internazionali dell'evasione fiscale, improvvisamente, siccome al governo ci sono Renzi e C, che sarebbe Renzi e compagnia, dovrebbe decidere di adempiere spontaneamente, soprattutto in un contesto in cui le sanzioni, sia fiscali sia penali, vengono azzerate. Cioè già prima evadevano tutti, adesso che non gli succederà niente, perché non ci sono più i reati e il processo tributario è paralizzato, come è noto, per via della sentenza della Corte Costituzionale e della progressiva inefficienza dell'Agenzia delle Entrate, ebbene non si capisce perché adesso, in cui evadere non costa niente, dovrebbero invece tramutarsi tutti in contribuenti onesti, serissimi, che fanno la fila per pagare quello che debbono. È solo, come ho detto prima, un modo per far credere agli italiani che ciò che si fa è nell'interesse del paese e non nell'interesse della classe dirigente. Quindi lei sarebbe per le manette? Io sono per le sanzioni. Vede, è facile da capire, è evidente che non si può mettere un maresciallo della Guardia di Finanza davanti a ogni fruttivendolo, a ogni studio medico o a ogni studio professionale, quindi la prevenzione nel caso dell'inadempimento fiscale, dell'evasione fiscale, è impossibile, non c'è in nessun paese, non ci sono le risorse per farlo. Allora che cosa si fa? Effettivamente nella maggior parte dei paesi il limite al pagamento dei contanti non c'è, ma fate quello che volete, però sia chiaro che se vi acchiappo vi metto in prigione e butto via la chiave. Cioè è la paura di una sanzione effettiva che garantisce l'adempimento del diritto tributario. Perché? Perché non c'è altro. Gli accertamenti non si possono fare se non in misura ridotta e la sorveglianza, come dicevo all'inizio, non è possibile. Noi quindi adottiamo il sistema che c'è per esempio negli Stati Uniti. Pagate tutto quello che volete, fate quello che volete, ma ci guardiamo bene dall'adottare la seconda parte del sistema. Fate quello che volete, ma se vi acchiappiamo sono problemi gravissimi per voi. Noi invece diminuiamo i problemi gravissimi, eliminiamo le sanzioni penali, rendiamo difficili quelle fiscali. Con questo sistema ovviamente si va a rotoli. Molti di coloro che vengono scoperti ad evadere, però dice beh, si evade perché non esiste un'equità fiscale in Italia, le tasse sono troppo alte, quindi chiaramente non possiamo pagarle, altrimenti saremmo allo stremo dell'economia. Due menzogne in una. Prima di tutto non è vero
che le tasse sono troppo alte. L'ha spiegato bene il professor Cipolletta, la nostra pressione fiscale è inferiore a quella media europea e soprattutto a quella dei paesi a noi paragonabili, Francia, Germania, Inghilterra. Perché è inferiore? Perché, come ha spiegato bene il professor Cipolletta, nella pressione fiscale non ci si può considerare anche quanto pagato per garantire poi la pensione, perché quelli sono soldi che ci tornano. Allora, al netto dei contributi pensionistici, la nostra è una pressione fiscale più che accettabile. In secondo luogo, noi abbiamo un'assistenza sanitaria che è quella che assorbe la maggior parte del gettito fiscale che gli altri paesi si sognano. Provi ad ammalarsi in Inghilterra, provi ad ammalarsi in Francia, o paga o la buttano fuori. Provi ad ammalarsi negli Stati Uniti, dove la prima cosa che fanno a quello con le gambe rotte che entra in ospedale è chiedergli la carta di credito. Allora, lamentarsi dei servizi inefficienti è una menzogna costruita per garantirsi un alibi inesistente. Fino a che abbiamo questa classe dirigente, ovviamente no, però la classe dirigente è l'espressione di un paese eticamente povero, di un paese fondato sull'individualismo, quello che tiene pulita la propria casa ma butta la spazzatura fuori dal balcone, perché il marciapiede non è suo. E questo quindi credo che pregiudichi ogni possibilità di miglioramento.